il mensile della Diocesi di Milano, per capire cosa succede nella Chiesa Ambrosiana e nel mondo. Approfondimenti, analisi, notizie utili. Da 57 anni ogni mese vicino a te, alla famiglia e alla tua comunità. In questo numero, Avvento, le messe di Delpini in Duomo. 100 anni fa la fine della Grande Guerra. Da credenti, custodi responsabili del creato. Lo trovi in parrocchia e nelle più importanti librerie cattoliche. Oppure puoi abbonarti. Seguici anche su www.chiesadimilano.it e iscrivendoti alla newsletter. Il segno, il mensile della Diocesi di Milano. La resistenza che può vincere l'impazienza, illuminare la storia, seminare speranza. La resistenza perseverante di chi non si lascia andare, vivendo le situazioni come occasioni di testimonianza. In Duomo si celebra l'inizio dell'avvento ambrosiano e l'arcivescovo, che prima della messa dialoga con alcuni non udenti, invitati speciali della prima domenica, entra nella grande attesa, parafrasando la pagina del Vangelo di Luca con l'inquietante descrizione delle cose ultime e la venuta del figlio dell'uomo. Mentre sui grandi schermi interni alla cattedrale passano non solo le immagini della celebrazione, ma anche la traduzione simultanea e i gesti del linguaggio dei segni, la sensazione è quella a cui dà voce lo stesso vescovo Mario, che si rivolge direttamente ai fedeli portatori di disabilità uditiva. Benvenuti a tutti. Questa è la vostra casa. D'altra parte si è cercato di fare tutto il possibile, anche installando per l'occasione un sistema di induzione magnetica che permette ai portatori di protesi e di impianti cocleari di sentire meglio. Dopo questo primo momento, la messa con la riflessione sulla prima domenica di Avvento. Il tempo tribolato non passa mai, dura in modo esagerato. Chi non riesce a dormire di notte guarda l'orologio e sembra fermo, tanto sono lenti i minuti. Chi aspetta un conforto o un sollievo tiene d'occhio la porta e non si apre mai. L'infierire della natura sembra accanirsi contro i deboli e gli sventurati e ha una durata esagerata. È lo spettacolo della desolazione. Che si è stanchi di guardare l'accumularsi delle disgrazie che risultano insopportabili, tutto contribuisce ad alimentare l'impazienza. Impazienza che inquieta l'anima con il risentimento di chi cerca il colpevole della propria tribolazione, Dio, la vita o il destino, e che porta a sfogare la rabbia con i più vicini a noi. Per questo l'Avvento si apre con una parola di Dio che visita il tempo della tribolazione e dice: non è subito la fine. Dice ai suoi discepoli: non lasciatevi prendere dall'impazienza, piuttosto attrezzatevi per la resistenza, disponetevi alla perseveranza, continuate a scrutare il tempo, il cielo e la terra per riconoscervi i segni dell'avvicinarsi del figlio dell'uomo. I discepoli vivono insomma ogni situazione come adatta per eseguire la missione ricevuta. Alzano il capo e si rallegrano perché la liberazione è vicina. Affrontano la persecuzione senza lasciarsi terrorizzare, perché
sono miti e disponibili alla benevolenza anche verso chi fa soffrire. Sono pronti alla solidarietà, anche mettendo a rischio la propria vita. Sono testimoni di speranza anche quando sono circondati dal disprezzo e dallo scherno. Non dicono parole proprie, ma parole che vengono da Dio. Perciò benedicono e non maledicono. E da figli della luce occorre quindi comportarsi anche quando magari si hanno problemi e disabilità gravi, come appunto la sordità. Bisogna trovare strumenti utili, come scrivere la predica, avere interpreti, proiettare la celebrazione con sottotitoli o parlare lentamente chiaro, in modo che si possa leggere le labbra. E faremo quello che possiamo per diffondere questi strumenti che facilitano l'ascolto.